titolo mondiale dell'Argentina, il terzo della storia, è stato meritato. Meritato anche se ottenuto ai rigori dopo 139 minuti ricchi di colpi di scena. La squadra albiceleste era sul 2-0, gol di Messi e Di Maria, e stava veleggiando verso la vittoria quando si è scatenato Mbappé che ha pareggiato. Si è andati ai supplementari e poi sul 3-3 ai rigori. Ha vinto per 4-2 la squadra di Scaloni, il tecnico che ha conquistato Mondiale e Coppa America. Decisiva per l'Argentina la prestazione di Di Maria, oltre che quella di Messi, che ha festeggiato con la famiglia. La Francia ha probabilmente patito l'influenza che ha colpito parecchi giocatori prima della finale. I tre gol di Mbappé non hanno consolato il presidente Macron né il giocatore che ha posato alla fine con i vincitori. Adesso in testa alle vittorie mondiali c'è il Brasile con 5, poi Italia e Germania con 4 e l'Argentina con 3. I migliori del mondiale sono stati Fernandez come under 21, il portiere Martinez, il capocannoniere Mbappé, 8 gol che ha superato Pelé, e il più bravo in assoluto, Lionel Messi, che ha raggiunto Maradona, campione del mondo nel 1986. Si è concluso con molte emozioni un mondiale che è stato discusso per altri motivi. Motivi extrasportivi.